Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e dato che oggi è lunedì, benvenuti ad un nuovo tutorial. Quest'oggi vi vado ad insegnare una produzione di assi davvero molto ma molto figa. È veramente un'illusione, è un'illusione vera e propria, quindi attrezzatevi di mazzo di carte e ci spostiamo al tavolo. Buona performance! Raga, ho un miracolo per voi. Non siete pronti? Allora, abbiamo un mazzo di carte completamente mescolato, ci facciamo dire stop dallo spettatore più o meno qua, gli facciamo tagliare a sua volta questo mazzetto e se vuole può tagliare anche questo e lo appoggia qua dietro. Ovviamente ci ha fermato in quattro punti diversi, però se io schiocco le dita in questi quattro punti sono esattamente arrivati i quattro passi. Andiamo a vedere come si fa. Allora ragazzi, eccoci dunque arrivati alla spiegazione dell'effetto che avete appena visto nell'intro. Allora, praticamente cosa vi servirà? Dovrete tirare fuori esattamente i quattro assi, ok? E metterli in questa disposizione qua. Uno nero, uno rosso, uno nero, uno rosso, oppure uno rosso, uno nero, uno rosso, uno nero. Come volete voi. E ovviamente tutto il mazzo può essere mischiato o come volete. Si può partire con un miscuglio, controllando ovviamente in cima i nostri quattro assi. Bene? Poi, mentre parlate con lo spettatore, la preparazione è questa. Fatto. Due assi in cima e due assi vicini in mezzo al mazzo, tenendo un break col mignolo. Esattamente così. Bene? Perché adesso noi qua ci faremo dire stop o così o con un riffle. Riffle ci dice stop, per esempio qua, e alziamo noi, qui alziamo noi, poi gli diciamo taglia a tua volta questo mazzo e gli indichiamo, facciamo questo gesto qua per dire a invitarlo di metterlo davanti, lui taglia e lo mette qua e qua gli diciamo taglia dove vuoi questo mazzo, può anche tagliare poche carte, ma taglierà metà e gli diremo appoggerò dietro qua. E qui cosa abbiamo? Qui non abbiamo niente, gli assi sono tutti e due. Due qui e due qui. Sì? Bene. Arrivati qua, guardate la genialità. È un'illusione, raga, perché noi qua schiocchiamo le dita in quattro punti e arriviamo con la mano sinistra, prendiamo il mazzo più sopra, con la mano destra il mazzo più in basso. E ci spostiamo così, quindi da qua a qua. Non da qua a qua, da qua a qua, no. Abbiamo niente. Abbiamo due assi qua e due assi qua. Sinistra e destra si aprono e vanno una a sinistra e una a destra. Questo mazzo lo appoggiamo qua, questo in centro, spacchiamo di nuovo le dita e giriamo gli ultimi due. Questa è un'illusione pazzesca. Ve lo faccio vedere per l'ultima volta a velocità normale come in performance. Ok, quindi io posso anche arrivare qua col mazzo mescolato. Tagadagadà. E dico, adesso ti farò vedere un trucco di magia davvero carino. Dimmi stop quando vuoi, sto qui? Bene. Taglia a sua volta questo mazzo e taglia per favore anche questo dove vuoi, ok? Mi è fermato in quattro punti casuali, ma qua ci sono esattamente i quattro assi. Bene ragazzi, questa era la produzione di oggi, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti come sono state le reazioni dei vostri amici, parenti e quant'altro. Dico sempre le stesse cose. Ovviamente fatemelo sapere anche attraverso un like, commentate cosa sono le vostre tecniche preferite, quali sono i vostri giochi che volete che vi porto, per ciò che accontenti anche voi. Io vi mando un bacione ed un abbraccio, mi raccomando seguitemi anche su Instagram e TikTok, dove comunque porto contenuti anche carini. E ci si vede ad un prossimo video. Ciao ragazzi!